Eva, una carriera lunghissima la tua, soprattutto variegata, in cui hai sfruttato tanto la tua straordinaria, unica bellezza. Sì. Grazie, sì, effettivamente ho cominciato a età di 15 anni facendo la modella, perciò li contava solo la bellezza. Poi andando più avanti ho cercato di espandere il mio lavoro arrivando alla televisione, al cinema. Infatti quello che mi piace di più, forse ancora più della cinema, la televisione. E stare qui a Ischia, in questo film festival, mi piace tantissimo perché Ischia già conoscevo. Sono venuta un paio di volte con i miei figli più grandi a fare la vacanza e qualche lavoretto anche, qualche fiera. Però tornare così, guarda, veramente ci voleva. Dopo questa pandemia, questa chiusura, ci voleva un'isola così con aria fresca, con la bellezza, guarda. Se impadroni un attimo quel castello è stupendo. Non riesci a farne a meno da stamattina a guardarlo. Io lo sto guardando continuamente, infatti, perché non vedo l'ora. E sei seduta sempre col castello di fronte, non era un caso? No, non era un caso, perché io adesso magari mangio qualche cosetta e voglio andare assolutamente a rivedere il vecchio monastero, che quando io vidi anni fa mi ha lasciato una sensazione bellissima. A casa ho cominciato anche a scrivere su quel monastero un pochino, delle riflessioni, delle cose. Infatti voglio tornare perché vorrei riavere la stessa sensazione che ho avuto allora, spero che sarà uguale. E niente, poi voglio fare un giro, voglio vedere il casetto, voglio fare un po' di foto con il Bougainville, queste cose qua. Quindi possiamo parlare di un colpo di fulmine per l'Isola Verde? Sì, sì, il colpo di fulmine fu la prima volta tipo 20 anni fa. I miei ricchi erano piccolissimi, io lavoravo a Napoli con Rai 2 Convention. Ho detto che faccio oggi, c'avevo un giorno libero, ho preso alle scafo, sono venuta qua, ho affittato una macchinetta e ho fatto il giro con i bambini, il giro totale dell'isola. E ho detto, mamma mia, dovevamo venire per 3 giorni, perché poi stesso giorno dovevo ripartire, domani lavoravo. E da lì è rimasta la fissazione, poi siamo tornati. No, devo vedere. Ci ritornerai, sì, ci rivedremo. Ovvio, ovvio.